Buongiorno. Attraverso questo breve video vi illustrerò in maniera sintetica la struttura ed il funzionamento del sito della Scuola dell'Infanzia di Madrisio, creato appositamente per la didattica digitale integrata. Nella lettera che è stata inviata alle famiglie, a voi famiglie, avete ricevuto un primo link all'interno di questa lettera, attraverso il quale cliccando sul quale si arriva direttamente alla home page del nostro sito. Del nostro sito della Scuola dell'Infanzia di Madrisio, che è questa che vedete in condivisione. Questo sito è stato strutturato in maniera abbastanza simile rispetto alla piattaforma utilizzata lo scorso anno nel periodo della didattica digitale integrata. La piattaforma utilizzata lo scorso anno, presentava all'apertura una serie di colonne sotto le quali, comparivano i contenuti inseriti dalle maestre suddivise per argomenti. Ora qui le colonne non compaiono più, ma al posto delle colonne possiamo vedere nella barra in alto compaiono una serie di pagine. Ora vedete che scorro col cursore, possiamo vedere ci troviamo nella pagina principale del sito, nella home page. A fianco possiamo vedere l'elenco delle pagine che strutturano il nostro sito, che poi andremo a vedere a una. Scorrendo verso il basso, cominciamo un po' a scoprire, troviamo nuovamente un indice del sito che ci aiuta a capire come navigare, quali sono le pagine che costituiscono il nostro sito e quindi possiamo scegliere, vedete, c'è qui presente l'elenco, possiamo scegliere in autonomia quale pagina visitare, home page, videochiamate, i nostri video, disegni, le attività dei piccoli, medi e grandi, eccetera, eccetera. Poi andremo a vederle nello specifico. Continuando a scorrere verso il basso, troviamo una breve poesia che è un po' quella che dà l'identità alla nostra scuola, che riassume il nostro modo di lavorare, di vivere i bimbi e di vivere la scuola, ben sintetizza, diciamo, il nostro credo, che viene poi esplicitato in una maniera un pochino più chiara in queste 10 righe che seguono, che raccontano un po' quello che noi intendiamo come scuola e potrete leggere poi successivamente con calma. In fondo a sinistra troviamo un altro link, vedete, se scorriamo sopra scopriamo che questo è un link che ci ricorda che facciamo parte di un istituto, l'Istituto Comprensivo di Fagagna, e cliccando sul quale possiamo essere riportati direttamente all'interno del sito dell'istituto, ove possiamo trovare le notizie di carattere, generale, informazioni di carattere generale che riguardano l'intero istituto e anche la pagina specifica della nostra scuola, eventualmente, con tutte le informazioni generali. Bene, ritornando in alto, nella barra in alto, possiamo scorrere, continuare la nostra esplorazione e passare alla seconda pagina, che è quella delle videochiamate. Pagina molto importante in questo periodo, purtroppo, di pandemia, che è la pagina che ci consente di mantenere quello che è il legame, il contatto con le famiglie e il legame con i bimbi, nel caso in cui dovessero esserci appunto delle chiusure repentine oppure dovesse capitare che qualche bimbo debba rimanere in quarantena, forzata a casa. Attraverso questa pagina possiamo trovare già i link che ci conducono direttamente alla pagina di Meet, che è quella delle videochiamate. Nella colonna di sinistra, sotto l'immagine del gufetto, vedete che passando sopra compare la manina, cliccando su questa immagine possiamo già essere riportate appunto alla pagina di Meet che ci consente di entrare direttamente in videochiamata con le insegnanti, nelle videochiamate organizzate dalle insegnanti appunto, sia di gruppo, nel momento in cui magari ci si riunisce tutti quanti assieme con i bimbi, oppure anche per partecipare ai colloqui singoli programmati dalle maestre. Nella colonna, come dicevo appunto, di sinistra c'è l'indirizzo che conduce alle videochiamate con le insegnanti dei bimbi della sezione piccoli dei gufetti, mentre come si può ben capire anche dalle immagini, nella parte destra, si può entrare nella pagina delle videochiamate organizzate dalle sezioni dei bimbi, degli orsi e delle volpi, cioè dei medi e dei grandi, sia cliccando sull'immagine oppure cliccando direttamente sul sito, sul link sottostante o copiando e incollando sulla barra di ricerca come meglio.
va a voi genitori. Andando avanti, vediamo che a fianco della pagina videochiamate troveremo la pagina dei video. In questa pagina sono già stati caricati alcuni video realizzati negli anni scorsi dalla nostra scuola, approccio al coding fatto negli anni scorsi, e anche i video realizzati nel periodo di lockdown. Attraverso la didattica a distanza realizzati dalle insegnanti e da voi famiglie in collaborazione. Questi sono video che documentano ciò che è stato fatto appunto nel periodo del lockdown. In questa pagina poi successivamente le insegnanti avranno modo di caricare i video di lettura di storie o video di attività che potranno poi essere fruiti dai bimbi a distanza nel caso appunto di chiusura o di quarantena. Successivamente, a fianco alla pagina dei video troviamo la pagina disegni. Ecco, ora la apro. Questa pagina, come potete vedere, è ancora vuota perché questa pagina verrà costruita con la vostra collaborazione. Infatti, qui verranno caricati quelli che sono i disegni realizzati dai bimbi a casa, disegno anche foto di artefatti realizzati appunto a casa, che voi potrete inviare attraverso il secondo link che già vi è pervenuto nella lettera di presentazione, che è un link che vi porta direttamente ad una cartella personale che è condivisa con l'insegnante, all'interno della quale voi potrete caricare, sempre ricordando il rispetto delle norme della privacy dell'istituto segnalate anche nella lettera, voi all'interno di questa, appunto, di questa cartella potrete caricare i disegni dei vostri bimbi e le immagini dei prodotti realizzati a casa, che poi dall'insegnante verranno a sua volta caricati all'interno della pagina e poi potranno essere visibili per tutti i bimbi e condivisi da tutti quanti. Bene, proseguendo, troviamo la pagina delle attività dei gufetti, dei piccoli. E che è la pagina dove verranno inseriti i materiali delle insegnanti, che potranno essere inseriti sotto forma di brevi tutorial, come per esempio dei PowerPoint, oppure anche in forma scritta, per cui richiederanno la vostra mediazione per la lettura e le spiegazioni ai bimbi, e questi materiali che illustrano delle proposte di attività che possono essere svolte anche a distanza. Attività specifiche per bambini piccoli nella pagina Gufetti e attività specifiche per bambini di 4-5 anni nella pagina delle volpi e degli orsi. Ora, proseguendo, vediamo che passando qua sulla freccina ci si apre la tendina e ci mostra le altre pagine del sito, che sono quella del Friulano, della religione cattolica, della musica e dei percorsi di movimento, che sono comunque pagine dove potrete trovare i singoli materiali che verranno caricati per argomento dalle insegnanti. Come detto prima, possono essere tutorial, possono essere video, possono essere dei documenti scritti e propongono anch'essi delle attività specifiche per argomento. Nell'ultima pagina del sito, di tutto un po', troveremo dei link di altre pagine web oppure di contenuti specifici per l'infanzia suggeriti dalle insegnanti in modo da poter navigare un pochino in sicurezza in siti adatti, adeguati ai bambini di questa età e cominciare un po' a esplorare questo mondo di internet anche con qualche suggerimento e proposta sicura delle insegnanti.